L'Olimpico in nero azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, le due tifoserie, come tutti sapete, sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani, sostenere la squadra di Cooper. Vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, ma anche per la Lazio la gara conta molto. In palio c'è l'Europa, dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate. Vediamo quella dell'Inter: Toldo tra i pali, Crespo, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa. A centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Conceição. In attacco Ronaldo e Vieri. La Lazio priva di Crespo e Lopez, fuori per infortuni accusati in settimana, si schiera invece così: Peruzzi in porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro, in mezzo Poborski, Gianni Chedda, Simeone e Stankovic, davanti Inzaghi, alle cui spalle opererà Stefano Fiori. A bordo campo c'è già Bruno Gentili, a lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera. Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale che svela, ma non ce n'era certo bisogno, lo stato d'animo dei tifosi biancocelesti, tutti o quasi schierati con la squadra di Luis Nazario, detto Ronaldo. San Siro è qui allo stadio Olimpico, si è trasferito qui 70-80 mila voci, tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero impressionanti, applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricorderete, non era stato perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti, nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento comunque della verità. I giocatori in campo, quando saranno in campo, forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea, Cucchi. E ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Paparesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Di Valti. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività. Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultra che hanno assegnato ad ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi. Ma adesso tutto è pronto, un misto di biancoceleste e nerazzurro contrassegna lo stadio Olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea. Iniziata adesso la partita, palla indietro per Materazzi. Juve in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese. Il Perugia in vantaggio, Perugia 1, Fiorentina 0, marcatore Bazzani al nono. Doppio della Juventus, azione di contropiede, esemplare, Trezeguet, pallone, poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore con un tiro verso terra, trafitto il portiere dell'Udinese. Panna Juventus che aveva rischiato di subire un gol al sesto minuto, partita vera anche qui allo stadio Friuli. Adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma, battuto da Cafu per Montella. Inter in vantaggio, Cristian Vieri, c'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nerazzurra. Siamo al 12° minuto di gioco, Lazio 0, Inter 1. A te la linea. Il tiro di Ronaldo dal limite dell'area di rigore dopo una bella fuga di Recoba, palla alta. Un boato indescrivibile ha accompagnato il 22° gol in campionato di Cristian Vieri, un boato che ci ha ricordato quello che salutò il gol scudetto il 28 maggio 89, quello dell'ultimo scudetto vinto dall'Inter di Matteus su punizione contro il Napoli. Da sottolineare la determinazione, la rabbia con cui sta giocando l'Inter, giocatori che vanno a 100 all'ora. A te la linea, Cucchi. E Maresca, il pareggio della Lazio, il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Poborski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza, palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20° dunque confermiamo parità all'Olimpico, 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio bianco-celeste del giocatore ceco Poborski. A te la linea. Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo parità 1-1 tra Lazio ed Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica, in questo momento la Juventus che comanda con 71 punti.
punti, segue l'Inter a 70. C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra, poi sentiremo naturalmente il bordo campo. Il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello stecco della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio. Di Biagio, Riccardo. Di Biagio sul primo palo, è uno schema dell'Inter, è arrivato prima degli altri sul primo palo, sul corner proprio lo ha chiamato Recoba, l'ex giallorosso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere. Volpi. E dunque dicevamo Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Peruzzi non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento. C'è attenzione. Simone Inzaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare segnalata all'attaccante della Lazio. Attenzione ancora. I consigli, le raccomandazioni di Cooper. Il primo consiglio proprio nei confronti di Biagio: deve giocare il pallone con maggiore calma, deve far circolare di più il pallone. E poi a tutti i compagni di squadra di cercare con maggiore insistenza con Sesau sulla destra, che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Biagio si è tolto la maglietta, è andata a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter. L'abbraccio caloroso di tutti, anche di Cooper. Vieri la conclusione con il sinistro, alta oltre la traversa, effettuata dal limite dell'area di rigore. Inter che è stata pericolosissima, minacciosa anche al trentesimo, lunga fuga del velocissimo Recoba che poi è arrivato praticamente all'altezza della linea di fondo, ha crossato in mezzo, Peruzzi in tuffo, allontanato il pallone che è finito nei pressi di Ronaldo, anticipato da Gianni Chedda, regolarmente secondo l'arbitro, qualche dubbio invece da parte nerazzurra, e su questo episodio vorremmo sentire anche l'opinione di Gentili. E su questo episodio c'è tra l'altro una curiosità da rivelare, tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Papa Resta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter, così quindi un momento di poca sportività, diciamo. Hector Cooper si sta per accendere la sua quarta sigaretta, è il più nervoso dei protagonisti in campo, sente tantissimo naturalmente questo evento, adesso ha raccomandato ai suoi giocatori di rallentare un po' il ritmo, di chiudere il primo tempo in vantaggio. Colosi contropiede. Il pareggio della Lazio, ancora con Poborski, siamo al 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Poborski, appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete. Due minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro, siamo al 45esimo e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter, a te la linea. Grazie Cucchi, come potete sentire i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio. Grave errore da parte di Gresco che di testa ha cercato il retropassaggio verso il proprio portiere Toldo, si è inserito molto bene Poborski che ha messo in rete per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordocampo, Gentili. Ma davvero un errore incredibile, inspiegabile quello dello slovacco Gresco, invece di allontanare il pallone improvvisamente ha dato spalle al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone nel tentativo di appoggiarlo verso il portiere Toldo, ma ha effettuato questa, definiamola, manovra nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito Poborski, gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca a collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto Hector Cooper si sia infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo un po' troppo morbido nella circostanza. L'esito è incerto e dopo il primo tempo naturalmente tutti ormai avete fatto sicuramente come noi i calcoli, questa è la classifica: Juventus 71, Inter 70, Roma 68. Gentili da bordo campo. Sì, beh, auguriamo a Vladislav Gresco di ricordare questa partita per altri motivi magari di felicità e non per i due errori davvero micidiali, assassini che ha commesso in occasione di entrambi i gol laziali. Le solite crepe difensive, in particolare sul settore sinistro dove agisce appunto Gresco, settore sotto la gestione di Moratti, in questo settore si sono alternati ben 21 giocatori e questo dimostra le difficoltà che da anni l'Inter ha a coprire quella fascia. A te la linea, Riccardo. Apertura sulla sinistra, vediamo Stankovic, vertice alto dell'area di rigore, Javier Zanetti lotta con il giocatore laziale che poi conclude, palla di poco alta, Lazio che ha sfiorato il vantaggio su questa conclusione di Stankovic. Piacenza 2, attenzione, Verona 0. Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio esattamente al decimo minuto di gioco, Simeone di testa ha corretto in rete un calcio di punizione battuto da Stefano Fiore, Lazio dunque in vantaggio sull'Inter 3-2 il punteggio, siamo al decimo della ripresa. Della linea attacca ancora la Lazio con Stam, il suo cross deviato da Materazzi, la palla sul fondo, ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio. Inter in grande difficoltà non soltanto psicologica, anche di gioco. 3-2, ancora Lazio che si porta al limite dell'area di rigore avversaria, c'è lo spunto di Stankovic, il cross in mezzo, deviazione ad allontanare di
di Materazzi e poi conclusione pericolosissima di Paborski, sulla quale è bravissimo Toldo che respinge il pallone, davvero insidiosissimo. Inter, ripetiamo, in grande affanno, vediamo una squadra che sta smarrendo lucidità, sentiamo il bordocampo. Sì, sono perfettamente d'accordo, Inter che si sta un po' smembrando, disunendo, sta perdendo fiducia in se stessa, ma Riccardo dobbiamo sottolineare un fatto molto curioso, eloquente l'atteggiamento, l'espressione di Diego Pablo Simeone in occasione del gol. Ha quasi maledetto il momento in cui si è alzato per battere di testa imparabilmente Toldo, da ex interista vero, sappiamo quanto Simeone abbia ancora l'Inter nel cuore, infatti è l'unico che non ha esultato. A te la linea, Riccardo. E questo è comunque un segnale importante, nel senso che questa partita si sta giocando davvero, la Lazio ce la sta mettendo tutta, Inter che deve assolutamente pareggiare, ma deve fare di più, deve vincere per evitare naturalmente il ritorno della Juventus. Davvero surreale, anche la curva nord sta incitando l'Inter, Inter che sta vivendo un momento di grande difficoltà, intensità drammatica davvero elevata. Siamo giunti al 20esimo, trascorrono rapidissimi minuti. Sì, partita indubbiamente per cuori forti, emozioni e intensità taglienti, la tensione davvero si taglia con un coltello adesso nell'Inter, oltre alla paura per non farcela sta subentrando anche un po' di comprensibile stanchezza. Penso ci sarà un calcio di punizione in favore della Lazio. Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano al 23esimo minuto del secondo tempo, Roma in vantaggio, 4 palle gol costruite negli ultimi 4 minuti, in pieno contropiede Cassano lanciato da Montella è partito dalla linea di metà campo e poi assaltato con un delizioso pallonetto di sinistro in uscita Sorrentino, 23esimo dunque della ripresa, Torino 0 Roma 1, in questo momento la Roma è seconda in classifica davanti all'Inter. A te Cucchi. E ricordiamo allora la classifica, 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter. Tutti di gioco sono 28. Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco. Simone Inzaghi di testa corregge in rete un cross operato dalla sinistra, operato da Cesar. La Lazio si porta dunque sul 4-2. La formazione di Cooper vede allontanarsi la prospettiva scudetto. A te la linea. Cominciano a lasciare lo stadio i tifosi nero-azzurri, 4-2 per la Lazio sull'Inter, un esito davvero imprevedibile, e anche la curva nord non ha esultato al gol di Inzaghi, come peraltro non ha esultato agli altri 3 gol della Lazio. Hector Cooper si è anche seduto in panchina desolato, sconsolato, e questa la dice tutta sullo stato d'animo. Ronaldo che ha lasciato il campo e che è rimasto a lungo affranto in panchina. Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo, che non è venuto a entrare nel tunnel degli spogliatoi ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più, non ce la fanno più in tutti i sensi, ormai la rassegnazione è palpabile, e adesso tra l'altro subentra anche un po' di nervosismo. Ma davvero l'Inter non ha più risorse, sembra davvero una squadra rassegnata, e come rassegnata la squadra sono ormai rassegnati anche i tifosi nero-azzurri. Diversi, molti tifosi interisti hanno già abbandonato, hanno abbandonato anzitempo lo stadio, c'è grande rassegnazione, desolazione, la panchina praticamente è immobile, ingessata. Sulla sinistra rasoterra per Zambrotta, Rotomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia. La partita dell'Olimpico non è ancora terminata, certo è finita in questo istante, Di Santis, è finita con il successo della Lazio per 4-2. Ed è finita anche al delle Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica. Dunque Juve campione d'Italia per il 2002. Ricordiamo il finale intanto, la Lazio ha battuto l'Inter per 4-2, incredibile alternanza di emozioni, l'Inter si è sciolta nella ripresa di fronte ad una Lazio tenace che ha inseguito e raggiunto l'avversario per 2 volte nel primo tempo, prendendo poi il largo con facilità, dobbiamo dirlo, nella ripresa. Un successo che delude i tifosi laziali che volevano celebrare, festeggiare con gli interisti, ma che per la Lazio significa 6° posto e dunque Coppa UEFA, un traguardo minimo sicuramente importante per la formazione biancoceleste e per la società di Gragnotti. Lo stadio ormai vuoto, sono usciti prima del tempo gli interisti, sono usciti anche i laziali, non c'è più nessuno sul campo, non c'è stata la temuta invasione, ma io vorrei a questo punto chiedere a Bruno Gentili le sue ultime valutazioni. Ma guarda, un rimpianto quello dell'Inter che assolutamente non si può descrivere, nerazzurri, giocatori nerazzurri in lacrime addirittura, tifosi con le mani tra i capelli, disperati, distrutti, un'occasione d'oro azzerata in soli 90 minuti, un Inter che deve però prendersela soltanto con se stessa, ha avuto tutto, il punto in più in classifica, uno stadio completamente a favore, tifosi, anche quelli di fede biancoceleste dalla sua parte, e invece in pratica ha bruciato un sogno che era lì, che aspettava da 13 anni. Linea di nuovo a Cucchi. La Lazio ha comunque onorato il campionato, rapidamente la successione delle reti, Vieri, Paborski, Di Biagio, Paborski nel primo tempo e poi Simeone ed Inzaghi nella ripresa. Lazio 4, Inter 2, linea prova.